Salve, buonasera, tramonto del sole a Caposele, mio posto di ex. Volevo mostrarvi questo mio ennesimo test con queste antenne per onda media. Ecco qua. Questa qui, la cassetta più piccola, il piccolo loop. Poi abbiamo questa qui con le ferriti. La tavoletta con le ferriti, tre ferriti, un avvolgimento e il variabile. Questa qui la conoscete, è un po' più grande come diametro, va sia sulle onde medie che sulle onde corte, con questo solo aspira per le onde corte e questa qui per le onde medie. Questa qui invece è quella commerciale, Terk Advantage, antenna americana. Vi faccio vedere un attimino adesso, ecco qua, 1089, qua ci dovrebbe stare Talk Sport dall'Inghilterra. Talk Sport dall'Inghilterra, in questo momento senza nulla, con la sua ferrita, la radio non riceve nulla. Io ho già sintonizzato i quattro loop qui su questa frequenza. Vediamo qua il primo, la cassettina piccola. Buon segnale. Ecco qua. Passiamo sulle piccole ferriti, vediamo un po'. Qui è un po' più a stento, eh. Il telefonino dà un po' fastidio, però il segnale arriva un po' più lento, più basso. Proviamo questa qui, più grande. Guardate qui, la differenza, manco l'ho appoggiata. Ci sono due stazioni oltre a Talk Sport. Però guardate la differenza di diametro, molto più grande. Ecco qui, la classica modulazione di Talk Sport con effetto eco. Adesso andiamo sulla Terk Advantage. Anche questa tira fuori un po' il rumore, però il segnale si sente. Chiaramente su questa qui non c'è paragone. Molto più grande il diametro, che fa tanto. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, riproviamola sulla piccola, segnale è il più basso che c'è, eccola qui, proviamo a mettere questo qua sopra. Ecco qua. Segnale si è quasi raddoppiato. Eccola qui. Talk Sport dall'Inghilterra. Come vedete il diametro del loop fa tanto, insomma. Più grande il loop, chiaramente più effetto induzione c'è. In questo caso una doppia spinta, eccola qui, senza nulla, solo le ferriti. Ricordiamo che questa è una stazione che non si sente solo col ricevitore,
Già così il segnale si sente, ma ecco, in questo modo esce fuori perfettamente, oltre all'altra stazione. Ok, comunque le antenne funzionano tutte e quattro, questa qua un po' di meno, questa è un po' più portatile, solo con le ferriti. Vedete qua, il segnale non c'è più. Talk Sport dall'Inghilterra. Anche la piccola Tercado Vantage funziona bene. Ok, come vedete il segnale con la sola ferrita del ricevitore è praticamente nullo. Andiamo sulla prima un attimino. Anche questa qui è più piccolo il diametro. Funziona comunque. Ok, volevo farvi vedere questo piccolo esperimento di queste quattro antenne per le onde medie. Tramonto del sole, come vi ho detto, l'ora ideale per incominciare ad ascoltare le onde medie. Adesso andiamo verso l'inverno. Oggi giornata bellissima, il mare calmo. Ok, buona serata a tutti, alla prossima.